sono Chiara, ho conosciuto Andrea tramite una segnalazione di una mia carissima amica che aveva sentito la trasmissione che aveva fatto su Radio 24 e mi ha segnalato Andrea perché io volevo capire cosa aveva il mio cane. Ho due lebrieri e diciamo che Dillon è stato il secondo che ho preso ed è arrivato perché i lebrieri sono dei Greyhound e vengono dalle corse dell'Irlanda, li abbiamo adottati tramite un'associazione e subiscono dei maltrattamenti, vivono delle condizioni di vita molto dure, 24 ore chiusi in gabbia, vengono con la museruola di ferro, vengono tirati fuori solo per fare dei ferrei allenamenti sui tapirulan drogati e diciamo che Dillon è arrivato che aveva dei problemi comportamentali, di approccio anche con gli altri cani, perché loro vivendo solo con dei levrieri riconoscono i cani solo i levrieri, non conoscono i cani di diversa razza. E dopo due anni, che di un anno e mezzo con educatori cinofili, io vedevo che il mio cane aveva sempre questo sguardo perso, cioè non era, io avevo il timore che lui non fosse felice, non capivo cosa gli mancasse. E quando ho saputo di Andrea mi si è aperto, ho detto ci provo subito. Ho mandato subito la mail, l'iscrizione, dando poche informazioni, dico la verità, perché volevo mettere un po' alla prova. Credo che tutte le persone siano un po' scettiche sotto questo punto di vista. E quando Andrea poi mi ha contattato, io credo che sia stata la cosa più pazzesca, ma che credo che ogni essere umano deve provare se ha un animale, perché non avrei mai pensato che venisse fuori una cosa del genere, che ci fossero certe rivelazioni. Al di là degli aneddoti che ha raccontato, che sono verificabili, sono queste le cose sconvolgenti, cose ha detto che Andrea non poteva assolutamente sapere. Io, riallacciandomi a prima, quando io vedevo il mio cane così, gli prendevo proprio, sai, il muso tra le mani e gli dicevo: Dino, perché non sei felice? Cosa? E lui gliel'ha detto: Andrea, digli a Chiara, quando mi dice così, che io invece sono contento, perché so che non avrei mai immaginato di trovare questa vita, che ci fosse una vita di questo tipo. Però ti dico, ha raccontato tante cose che gli sono successe, che potevamo sapere solo noi in famiglia, cioè la descrizione di come dorme, di casa nostra, del giardino, hai capito, è stata pazzesca. Cioè ci sono dei riscontri. Ho chiesto ad Andrea di chiedere a Dillon che cosa potessimo fare quando lui vedeva gli altri cani, qual era il suo problema. E lui appunto gli ha detto ad Andrea che lui comunque ha paura, non riesce ad affrontare questa cosa e ha bisogno di tempo. Per cui, cioè, io poi ho smesso di fare tutto e gli ho dato il tempo. Infatti lui è migliorato, poi ci sono dei giorni che, ma lui ascolta, è molto comunicativo. Mi fa capire quando è in difficoltà e non vuole fare una cosa, non vuole affrontarla, ma mi ripaga anche quando io gli chiedo qualcosa, tipo guarda, dillo, adesso andiamo in una passeggiata dove anche se incroci dei cani, ti ho detto che tu puoi ignorarli, perché il messaggio che gli ha dato Andrea è di ignorarli, di non guardarli, di andare oltre, perché intanto ci siamo noi, cioè, e lui lo fa, cioè, capito? Lui lo fa. E per cui diventa molto, tutto molto più semplice. Cioè io ormai il mio cane lo conosco, lo so perfettamente. È un'esperienza bellissima, secondo me.